Poi un altro marchio che mi ricordavo già dall'ultima volta che c'ero stata, perché avevo comprato, se non sbaglio, una loro crema viso con la quale mi ero anche trovata bene, è il Pettirosso. Questo marchio carinissimo, che ha un packaging super carino. Mi dispiace di non avere un prodotto full size per farvi vedere il packaging, perché è, sembra disegnato a mano, è qualcosa di stupendo. Loro sono vicino al Parco Nazionale del Cilento e la cosa bella è che loro usano nei loro prodotti soprattutto piante spontanee. Cioè, secondo me i marchi che usano piante spontanee sono un passo avanti agli altri, perché la pianta spontanea è molto più ricca di nutrienti rispetto a quelle coltivate. Quindi veramente un punto in più per loro. Mi hanno dato queste quattro referenze, viso e corpo, perché hanno una linea non molto vasta, però comunque viso e corpo, e hanno anche lo shop online, quindi assolutamente interessante. Poi un altro marchio interessante che ha presentato proprio la linea di skincare al Sana è Sapone di un Tempo, che mi ha dato tutti questi campioni molto gentilmente. Loro sono partiti ovviamente producendo saponi a freddo, anche loro hanno questo metodo di produzione a freddo. Tra l'altro è un'azienda molto giovane, ci lavorano tanti giovani, e anche loro utilizzano erbe del territorio, loro sono marchigiani, e adesso hanno appunto creato questa vasta gamma di prodotti viso, corpo, anche capelli, quindi veramente da tenere d'occhio, sicuramente molto interessante anche questa. Poi vabbè, Apiarium ci ha lasciato diversi campioncini. Apiarium è un marchio che a me incuriosisce molto, piace molto. Purtroppo, come ho detto alla ragazza dello stand, al nord si fa un po' fatica a trovarla, perché la linea viso dell'Apiarium, sinceramente, io qui a Milano non l'ho mai vista. Ho visto dei prodotti corpo in qualche bioprofumeria, ma la linea viso zero. Infatti mi ha dato anche dei campioni viso, tra cui la maschera viso rigenerante che mi interessava, la crema anti-age, il siero viso all'acido ialuronico. Insomma, avrò modo finalmente di provare qualcosa a viso dell'Apiarium. Non so più dove mettere le cose. Poi Namur è credo un distributore, perché mi ha dato tre prodotti di tre marchi diversi, quindi suppongo proprio di sì. Presentava al Sana questi due nuovi struccanti di queste due marche diverse, credo, Aqua Shake e Cream Milk. Ho questi due campioni, struccante bio 2 in 1, l'acqua shake per make up waterproof, e invece l'altro è un latte struccante con azione anti-age con estratto di opuntia, che appunto è, oltre ad essere struccante, anche curativo. E poi mi hanno mangiato anche di questo ombretto della Defa, che è di un violetto accesissimo, che non so sinceramente se avrò modo di utilizzare. Comunque, un altro marchio interessante è stato la Bio 5. Non la conoscevo, l'ho conosciuta al Sana. La Bio 5 ha due linee principali, queste qui. La loro prima linea, che dà proprio il nome al loro marchio, Bio 5, quindi 5, è una linea a base di 5 oli prettamente italiani: l'olio di melagrana, di vinaccioli, di zucca, di mandorla e di oliva. Ed è una linea che, a discapito del fatto che abbia 5 oli, è piuttosto leggera. Infatti c'è dentro per esempio un latte detergente sebo equilibrante, crema viso alla melagrana piuttosto leggera, quindi insomma una linea che va bene per esempio anche per una pelle mista. Hanno presentato quest'anno al Sana la linea al goji italiano, quindi non è un goji coltivato all'estero, ma è italiano ed è biologico. È una linea sostanzialmente più idratante, più anti-age. Loro sono di Ischia, mi hanno lasciato un bel po' di campioni, cioè guardate quanti, quindi avrò assolutamente modo di provare. Tra l'altro mi hanno lasciato due campioni per ogni prodotto, e questa è una cosa intelligente, perché almeno insomma mi danno la possibilità di provare bene il prodotto, perché con un campioncino solo è un po' difficile. Molto 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 interessante è stata la novità di Latte Luna, cioè questa linea Tarake,
veramente veramente interessante. Mi sono avvicinata incuriosita e la ragazza è stata super gentile e super carina. Loro sono di Sabaudia e hanno una cosmesi caratterizzata dal fatto che è una cosmesi senza acqua, quindi nei loro prodotti ci sono veramente il massimo dei principi attivi e non utilizzano l'acqua. Hanno creato questa nuova linea che è studiata per accelerare i meccanismi di rinnovamento cellulare della pelle, quindi per, diciamo, combattere gli inestetismi della pelle. E questi sono i prodotti della linea. Sono prodotti principalmente detergenti, però abbiamo anche due sierini assolutamente interessanti. In particolare io sono rimasta colpita dal loro peeling attivo. È un peeling in polvere, quindi da miscelare con un tonico, l'acqua, un liquido a vostra scelta, da lasciare in posa sulla pelle, quindi fa anche da maschera praticamente, e poi pian piano massaggiare in modo che faccia appunto da peeling e sciacquare via. Veramente veramente interessante, mi ha dato questa mini size e non vedo l'ora di provarlo. Trovo veramente bello il fatto che qualche marchio pensi anche proprio alle problematiche della pelle. Infatti c'è anche questa maschera normalizzante che è fatta apposta per le pelli acneiche, quindi insomma veramente veramente interessante. Mi hanno dato poi anche altri campioncini, tra cui sempre della linea Tarake il fluido attivo uniformante, quindi assolutamente interessante da provare. Un altro marchio carino e interessante, molto carino anche nel packaging, è Allegro Natura, un marchio torinese, della provincia di Torino se non sbaglio. Mi ha dato questa crema corpo idratante da provare. Loro sono famosi per il loro siero per le ciglia fatto con lo scovolino, forse ne avrete sentito parlare, li avrete visti per quello. Loro hanno la produzione interna, quindi seguono tutti i processi produttivi, producono detersivi, candele e cosmesi. Quindi un marchio assolutamente carino e interessante. Presentavano, mi sembra, un siero se non sbaglio, al Sana, abbiate pazienza, non mi ricordo. Comunque un prodotto viso che purtroppo non mi ha potuto lasciare perché non c'erano ancora i campioni, essendo super nuovo. Poi molto carina, molto gentile è stata la ragazza di Silveco, che mi ha lasciato un sacco di cose. La cosa più interessante secondo me è stata la linea alla lavanda. Infatti hanno presentato questa BioLaven, perché mentre tutti conosciamo Silveco e Vianek, che sono sempre della famiglia Silveco, anche questa BioLaven è famiglia Silveco ed è una linea interamente realizzata con la lavanda. C'era in particolare un olio siero che era qualcosa di strepitoso, se lo trovo in giro lo voglio assolutamente. Mi hanno dato di questa linea il Face Cleansing Gel in full size, poi nella Vianek questo body scrub lenitivo e levigante, poi questo shampoo per capelli da normali a grassi, quindi assolutamente i miei, poi anche questa mascherina viso lenitiva e poi anche questo scrub esfoliante purificante per il viso. Ma un'altra cosa veramente interessante, a parte che mi hanno dato anche altri campioncini scritti in polacco che devo un attimino capire cosa sono, ma la cosa veramente interessante è che mi ha dato il catalogo in italiano con su tutti i prodotti, quindi finalmente potrò capire che campioncini ho in casa di questa marca, perché veramente laddove è scritto tutto in polacco è un po' difficile. Quindi un sacco di cose da provare. Silveco è un marchio che veramente mi interessa molto. Questi marchi polacchi secondo me hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi sono assolutamente da tenere d'occhio. La linea Vianek in particolare è fatta proprio con erbe tipiche polacche, quindi cercano anche loro di utilizzare ingredienti del territorio, quindi assolutamente molto interessante. Poi vabbè, Alchimilla presentava dei prodotti per i capelli, in particolare mi hanno lasciato dei campioni. Vabbè, c'è la linea anti giallo per i capelli biondi, bianchi e trattati, che non credo di essere gialla, quindi
non mi interessa, però ho lo stesso dei campioni, vedrò che cambiamento ci sarà sui miei capelli. E poi invece che mi interessava molto è la linea acida, quindi con lo shampoo acido per capelli normali, spenti, opachi e trattati, e la maschera acida, quindi assolutamente interessanti questi, sì, li proverò. Poi Pura Vida è uscita con una linea detox, tra cui una maschera veramente interessante, che sarà venduta nelle confezioni multiple, quindi ci saranno dentro più maschere, ed è fatta praticamente come quella della Purofi, quindi la capsulina che schiacciate. Quindi una maschera un po' sfighettata, e poi c'è anche, mi sembra, un siero, una crema, c'è una linea proprio detox, e poi si aggiungerà anche una nuova linea anti-age. Purtroppo non avevano campioni nella linea detox, perché è proprio super nuova, però mi hanno dato tanti altri campioni da provare, quindi insomma vi farò sapere. Poi Mossa è uscita con questi nuovi due prodotti, il siero con vitamine e acidi della frutta e la maschera sempre con vitamine e acidi della frutta. Mossa, ovviamente lo sapete, è una marca polacca che si basa sulle bacche, cioè in ogni prodotto Mossa ci sono i principi attivi delle bacche, e quindi niente, questa è la nuova linea Glow Cocktail che appunto ha presentato Alsana. Proveremo anche questa. Poi La Green Natural mi ha lasciato dei campioncini, purtroppo non dei prodotti che presentava Alsana, perché allora la Green Natural ha questa linea di scrub che forse ricorderete, che si chiama Yes, con varie profumazioni. Hanno fatto anche proprio quelle stesse profumazioni le creme corpo in spray. Ho visto molto Alsana queste creme corpo in spray, che secondo me sono super interessanti perché mi danno l'idea di crema un po' più leggera, quindi a me piacciono le creme un po' più leggere. E appunto per ogni profumazione dello scrub adesso ci sarà anche una crema corpo in spray. In più hanno anche lanciato uno spray per pulire gli occhiali, ecologico, e uno spray per pulire il computer e il cellulare, anche quello ecologico. Abbiamo provato io e il signor JJ lo spray per gli occhiali e devo dire che funzionava, quindi ci è piaciuto. Mi hanno poi lasciato appunto dei campioni, ecco, c'è dentro anche il campione della loro linea recente, non proprio nuova, la linea Gli Agrumi. Io sto utilizzando proprio in questi giorni il loro sapone viso e mani, e devo dire in full size che ho comprato io, e devo dire che veramente è buonissimo, una profumazione spettacolare. Mi hanno dato appunto anche il campione nel bagno doccia, quindi insomma ne sono molto felice, perché io poi adoro le profumazioni agrumate, quindi è proprio mia. Poi andiamo avanti, la Gala, come vedete sto cercando di andare il più veloce possibile. La Gala Academy mi ha dato alcuni campioni di Delidea, tra cui la CC Cream Color Corrector Opacizzante. Questa volevo provarla. Delidea non è un marchio che mi fa impazzire sinceramente, però è un marchio economico, insomma proveremo questi tre campioni. E poi finalmente ho un campione anche di Oyuna, che è questo marchio un bel po' più caro, che veramente mi interessava, e ho questo siero viso diamante grezzo da provare. Tra l'altro, per essere un siero mi sembra un campione anche abbastanza generoso, quindi avrò modo di provarlo piuttosto bene. Poi Natura Equa usciva con questa nuova linea per capelli, soprattutto per lo styling, con l'olio di sapote, di cui non mi hanno dato dei campioni, probabilmente non li avevano, però mi hanno dato altri campioni delle loro solite linee. Poi vendevano anche le loro maschere, la loro black mask e altre maschere loro in tessuto, uscite non da molto, però sinceramente di maschere ne ho a sufficienza e non ho comprato nulla. In questo Sana in generale, come potete vedere, ho cercato di non spendere niente, cioè volevo proprio andare al Sana, sono andata al Sana con l'idea di vedere le novità,
Basta, non volevo comprare perché poi tanto gli ordini li posso fare online, posso ragionarci senza fare shopping compulsivo, quindi non ho veramente speso niente, tranne una cosa che poi vi faccio vedere, quindi sono stata bravissima. Poi l'erbolario, il mio adorato erbolario, presentava le due nuove linee. Una unisex, una prettamente femminile, Rabarbaro e poi Danza dei Fiori. Danza dei Fiori è molto floreale, praticamente hanno unito le loro fragranze floreali più piaciute ed è uscita questa. E il Rabarbaro invece è molto unisex. Ho tre campioni per ogni linea, li proverò e vi farò sapere. Quella floreale femminile mi piace, l'ho usata e devo dire che mi piace, è un floreale gradito. Poi la CN Nature mi ha dato la crema mani alla calendula. L'avevo già provata, non è male per il prezzo che ha, secondo me niente male, quindi ben gradita. Poi Finalga Distribuzioni faceva di tutto per promuovere la Clochy, che è questa linea che io avevo già sentito da qualche youtubers. Mi hanno dato infatti il peeling enzimatico, sono due monodosi. Non avevo mai provato nulla di questa marca, anche questa è una marca polacca. Poi la Finalga distribuisce anche la Glove. Mi hanno regalato il guantino per il ditino struccante che non avevo, quindi assolutamente utile anche per magari struccare gli occhi. E poi questo campioncino, sempre Clochy, della crema giorno anti-rughe. Quindi assolutamente proverò volentieri. Presentavano a Sana questa nuova linea di maschere in tessuto di questa marca, della quale sinceramente non c'è scritto molto. Boh, andremo a documentarci online. E poi c'era un'altra maschera di un'altra marca che aveva anche il siero incorporato. Quella era veramente interessante, sempre della Finalga Distribuzioni. Termino questo video eterno, anzi no, quasi, siamo quasi alla fine, con l'unica cosa che ho comprato, My Own Made. In realtà la My Own Made è una marca assolutamente cibereccia, perché loro vendono praticamente questi barattoli con dentro già gli ingredienti per fare le torte, i muffin, cioè voi dovete aggiungere tipo solo le uova, magari il latte, mettete tutto in forno ed è tutto pronto. Io l'avevo presa una alla Fiera dell'Artigianato l'anno scorso e mi era assolutamente piaciuta. O l'anno prima, non mi ricordo. Quest'anno a Sana presentavano i loro nuovi integratori naturali e io non ho resistito, ho preso il latte di unicorno. Sono praticamente delle polveri, dei preparati in polvere di superfood. Quindi qua c'è dentro, per esempio, la spirulina, il latte di cocco, lo zenzero, limone, vaniglia, agave, e questo è un tonico energizzante. Va miscelato a un bicchiere di latte oppure allo yogurt o a un succo, a un frullato, e tutte le mattine ve lo bevete e questo dovrebbe mettere un po' di energia. E presentavano anche la loro nuova linea Golden Milk. Praticamente questa linea di polverina dorata, suppongo ci sia dentro la curcuma, che è un forte antiossidante e aiuta anche le difese immunitarie. Ce n'erano vari tipi anche lì. L'intera gamma di prodotti la trovate comunque sul loro sito, dal quale potete anche acquistare. Poi termino con un paio di cosucce, i campioni, ho finito di mostrarveli, basta, non ho più niente. Termino con le novità BioEarth, ragazzi, io sono pessima, cioè mi hanno mandato l'invito a partecipare alla presentazione dei loro nuovi prodotti, sabato tra l'altro, cioè proprio il giorno che c'ero io, e mi è finita nello spam. Io me ne sono accorta quando sono tornata a casa, quindi alla presentazione non ci sono andata. Non sono fatta per fare la blogger. Comunque, presentavano questa nuova linea capelli, veramente molto molto vasta. Vari prodotti, shampoo, maschere, balsami per diversi tipi di capelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipi di capelli, quindi assolutamente interessante da tenere d'occhio. Interessante anche la novità di Oila.
Purtroppo non avevano i campioni, quindi non mi hanno potuto lasciare niente, ma usciranno per Natale questi bagno doccia, ognuno per un segno zodiacale, e ognuno ha una fragranza studiata apposta per quel segno zodiacale. Quindi una cosa veramente super carina, secondo me, che insomma vale la pena tenere d'occhio. Basta, io ho finito, spero di non avervi ammorbate. Adesso vedrò quanto è lungo questo video, al massimo lo divido in due. Io comunque vi ringrazio ancora una volta per essere arrivate alla fine del video. Il sauna per me è stato veramente un'esperienza super carina, super divertente. Ho visto anche delle youtubers che di persona non conoscevo, ho avuto l'occasione di conoscerle, tra cui Alidamus e Ornitorella. Veramente sono stata molto contenta di conoscerle. Il signor JJ per me è sempre una conferma, mi ha sopportata tutto il giorno, quindi lo ringrazio tantissimo. Ho conosciuto tanti marchi, veramente sono super contenta, mi è super piaciuta. L'anno prossimo cercherò di fare due giorni, di modo da insomma visitare più marchi possibili, perché quest'anno veramente il tempo stringeva. Niente, io vi ringrazio per essere arrivata alla fine di questo video. Come al solito io vi mando un mega bacio, scrivetemi, fatemi sapere se i marchi che sono piaciuti a me sono gli stessi che sono piaciuti a voi, fatemi sapere se siete state al sauna, cosa avete visto, cosa vi è piaciuto, scrivetemi un commentino. Io come al solito vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao!